belli, stiamo tornando in questo nuovissimo video. Scusate se lo faccio mentre cammino, però purtroppo dovevo uscire a comprare una cosa, quindi cioè stavo in giro, quindi lo faccio in giro, ecco. E niente, volevo parlare appunto di varie situazioni di mercato, perché appunto ho fatto dei video, poi non ho più parlato, anche perché tra varie cose che sto facendo, insomma, in questo inizio del 2022, non mi sono più occupato appunto di fare video, e per cui appunto voglio ritornare e appunto voglio parlare di, diciamo tre, vabbè, diciamo varie notizie. La prima è sicuramente Juve Vlahovic, la seconda è Gosens Inter e la terza è Cabral Fiorentina, e poi diciamo tutte le notizie legate a Fazio e Diawara e altre cose, insomma un po' di mercato che ho sentito in questi ultimi giorni. C'è anche Caicedo appunto all'Inter e insomma un po' di cose, insomma, ecco. Allora, parlando di Juve Vlahovic, vabbè, lo dico chiaramente, io ho fatto il fantacalcio appunto, in qualche video l'ho pure detto, insomma, non esplicitamente, però si capiva insomma dalle cose che ho detto, no, forse proprio esplicitamente in realtà, vabbè, so come definirlo. Comunque io non prendo, siccome appunto tifo Roma, non prendo né giocatori della Lazio né giocatori della Juve, proprio per questo motivo, cioè almeno è la prima volta che l'ho fatto, però già un pochino avevo capito delle dinamiche che già conoscevo, e quindi appunto proprio per questa cosa che tifo Roma non prendo giocatori di Lazio e Juve, quindi il fatto che Vlahovic ci sia andato contro la Juve mi dà molto fastidio, però chiaramente se lo dovessi svincolare dovrei appunto, cioè ci perderei tantissimi crediti che ho speso, e quindi non me lo posso permettere sicuramente, e per cui lo terrò, e speriamo che mi giochi bene l'anno prossimo, magari non lo riprendo, perché dovrebbe rimanere, penso che con questo acquisto non penso se ne vada già appunto d'estate. E collegandosi a questo c'è anche Dybala, che bisogna capire cosa farà, perché in realtà c'era questo accordo che lui doveva prendere 8+2, che si dice che li abbia accettato, solo che ora la Fiorentina, sì, la Fiorentina, la Juve, col fatto che ha appunto speso questi soldi per Vlahovic, cioè 75 milioni, non si è più disposta a dare appunto 8+2, cioè che erano 8 di parte fissa appunto più 2 di bonus, e i bonus tipo erano applicabili, da quello che ho capito, dal 2023, per fargli un contratto fino al 2026, solo che diciamo da un lato dovrebbe essere il fatto che è arrivato Vlahovic, dall'altro anche il fatto degli infortuni hanno fatto un attimo ripensare a quello che la Juve voleva proporre appunto a Dybala, solo che il fatto è che comunque vedremo, insomma, secondo me Dybala, da quello che ho capito, vuole rimanere alla Juve, perché ho visto anche un video, vabbè, lo dico, anche se cioè non ci sono problemi, ho visto su OCV che dicevano che praticamente, non so se conoscete, vabbè, non mi ricordo come si chiama il giornalista, comunque uno importante di Repubblica, praticamente ha detto che Dybala vuole solo la Juve, e quindi spero appunto che, cioè, a questo punto che resti alla Juve, cioè se va all'Inter, secondo me l'Inter si rafforza troppo. Poi Vlahovic comunque avrà pagato 67 più 8 di bonus, o dovrebbe essere, sì, perché poi si era parlato anche di 65 più 10 di bonus, comunque 75 saranno totali, e la Fiorentina non voleva appunto che la Juve gli facesse pagamento dilazionato come è capitato per Chiesa. Comunque io sto dalla parte tifosi della Fiorentina, perché alla fine sono d'accordo sul fatto che è un altro mercenario che se ne va alla Juve, perché diciamo che tempi diversi e modi diversi, anche lo stesso Bernardeschi se n'è andato alla Juve, lo stesso Chiesa se n'è andato alla Juve, figlio di Enrico Chiesa che ha giocato nella Fiorentina, e anche lo stesso Baggio, solo che Baggio, vabbè, lì non so benissimo le dinamiche, da quello che ho capito fu lui che fu costretto, in realtà non voleva andare alla Juve, ma vabbè, dinamiche varie, diciamo. Quindi io sono d'accordo con quello che dicono i tifosi appunto della Fiorentina, che adesso avranno questo Cabral,
che vedremo un po' come sarà. Insomma, un giocatore che fa la punta insieme a Piontek. Secondo me, chiaramente, perdono tantissimo con l'addio di Vlahovic. Certo è che Vlahovic non gli ha fatto vincere niente, gli ha fatto un anno, il 2021, stellare, è partito pure bene il 2022. È vero che poteva aiutare magari a far vincere la Fiorentina magari la Coppa Italia, visto che la Fiorentina comunque all'Atalanta ha battuto il Napoli e poteva portarli in Europa League e andarsene a giugno, come sarebbe stato più giusto. È vero, sì, ci perdevi magari quei 15 milioni, 20 milioni, lo vendevi a 50 milioni, ok, te ne facevi comunque tanti, eri andato in Europa League e magari metti caso che avevi vinto la Coppa Italia, lo so, però boh, lui non voleva rimanere, vabbè, vedremo un po'. Ma quello che ho capito è fatta, dopodomani ci dovrebbero essere visite mediche, vedremo un po'. Poi altre cose in casa Roma, pare che il mercato non sia finito, e appunto Fazio è andato via, grazie a Sabatini se n'è andato, Diarra non vuole andare via, se riusciamo a mandarlo via in extremis potrebbe essere un colpo. E vedremo, insomma, Camarà e Banega è stato smentito, tanti nomi smentiti, vedremo un po' come alla fine andrà a finire. E poi Inter che compra Gosens, che secondo me è un ottimo giocatore ma è troppi infortuni ultimamente, quindi non so se può rendere come all'Atalanta, vedremo. Secondo me sì, perché anche Perisic non so se rinnoverà o ha rinnovato, quindi bisogna vedere, anche perché poi Di Marco lo usano come difensore centrale a quanto ho capito, perché io non guardo le partite dell'Inter, devo essere sincero, però ce l'ho al fantacalcio. E poi vabbè, a parte questo, insomma, Gosens è un bel esterno, sicuramente il 3-5-2 è il suo modulo, perché ha giocato così anche appunto all'Atalanta, e potrà secondo me tornare molto utile all'Inter se lo rimettono in forma. Se rimane infortunato spesso, sono soldi buttati anche che 30 milioni, è un po' rischioso, col fatto che, da quello che ho capito, dovrebbe tornare a fine febbraio come Spinazzola, vedremo un po'. Caicedo invece, secondo me è ottimo a fare per questi 6 mesi la quinta punta, perché comunque con Inzaghi ha già giocato, giocava alla Lazio, entrava da fine e la buttava sempre dentro, quindi va bene per loro, purtroppo per loro va bene, però vedremo. Non credo che l'Inter faccia altro per ora, però comunque ha fatto ottimi colpi. E per concludere, insomma, la Fiorentina, bisogna vedere pure se venderà Amrabat, che non si sa se lo venderà o meno, e altre cose, insomma, vabbè, parlavo di Diawara bisognerà vedere, insomma, ho detto Banega è stato smentito, e Camarà non si sa, vedremo, e basta, insomma, queste sono le cose. E altri colpi non me ne vengono in mente, pensando, vabbè, chiaro che poi Vlahovic, non l'ho detto prima, ma ha rifiutato tante destinazioni, tra cui Arsenal e Tottenham. Chiaramente all'Arsenal Tottenham si sarebbe dovuto giocare il posto con gli attaccanti. Comunque niente, insomma, volevo chiudere il video perché prima si è spento il telefono, quindi ora sono tornato a casa. E niente, quindi il calciomercato è ancora aperto, siamo alle ultime battute, oggi è il 27, quindi c'è tempo, da quello che ho capito, fino al lunedì, fino al 31, e poi si chiuderà in definitiva, quindi vedremo un po' come andrà a finire. Io spero tanto che Diawara vada via e che venga un Camarà, perché sarebbe un nettissimo miglioramento, però Diawara pare che non voglia andare via, e poi mi sa che tipo il Valencia, che sì, il Valencia era su Diawara, ha virato, cioè non vuole più puntare su Diawara, quindi concludo dicendo, vediamo cosa accadrà nelle ultime ore di mercato, se ci saranno colpi importanti vedrò di fare magari domani un altro video, se c'è qualche altro colpo importante. È stato un po' un recap generale di questi ultimi giorni, e niente, vediamo un po' come va, vediamo se la Roma riesce a liberarsi definitivamente dopo di Fazio anche di Diawara, perché Diawara potrebbe comunque, volendo, rimanere, perché da quello che ho capito mi sa che ha il contratto fino al 2024 in teoria. Però vabbè, purtroppo così, quindi non puoi manco dire magari lo tieni l'anno prossimo, tutto l'anno in tribuna, e poi, poi se ne va a zero, oppure se ne va a zero quest'anno, no. Devi aspettare comunque due anni, e per cui vediamo un po', a giugno sicuramente deve andare via. Quindi niente, fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, iscrivetevi, ci vediamo ai prossimi video, bella.